Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi con Opificio Italia facciamo un viaggio a tappe tra le immagini delle industrie. Do dunque il benvenuto a Eleonora Niro di Confimi Industria. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Eleonora, cosa rappresenta Confimi a livello italiano in termini di imprese e di struttura? Confimi è un'associazione datoriale, rappresenta su tutta Italia circa 45.000 imprese, appunto della manifattura italiana privata. Questa specifica proprio perché, poi lo andremo a raccontare con la mostra, è un po' il nostro viaggio, anche come associazione, fra le imprese che all'inizio del secolo scorso hanno appunto permesso di costruire un'Italia produttiva. E da dove nasce dunque l'idea di Opificio Italia, di questa mostra? Abbiamo raccolto un po' la sfida che ha voluto lanciare il Ministero delle Imprese del Made in Italy lo scorso dicembre, quando ha legiferato in qualche modo la prima giornata del Made in Italy e l'ha appunto assegnata al calendario il 15 di aprile. Non volevamo limitarci però a raccontare un'Italia produttiva fatta appunto di piccole e medie imprese legandola a dei prodotti. E quindi abbiamo voluto in prima battuta raccontare la fabbrica, l'officina, e per questo abbiamo scelto come titolo della mostra Opificio. In seconda istanza volevamo dare un racconto più romantico anche a tutte quelle aziende che non consegnano a noi consumatori, a noi pubblico, un prodotto iconico di per sé, ma che permettono la sua realizzazione. Alle mie spalle vedete qualche immagine di questa mostra fotografica e per rendere meglio l'idea c'è ad esempio un baule del Baulificio Italiano, appunto di Roncato, e lì si può vedere il prodotto finito, ma c'è la lavorazione della pelle, c'è la lavorazione dell'inserto metallico, c'è la lavorazione dell'anima in alluminio. Ecco, questo per raccontare che alla consegna di un prodotto ci sono tante altre aziende dietro che permettono che quel prodotto venga realizzato. Com'è stata costruita la mostra? Ci siamo avvalsi della nostra struttura territoriale. Confimi ha sul territorio nazionale oltre 50 fra associazioni e sportelli di impresa, a cui quotidianamente le imprenditrici e gli imprenditori si rivolgono per vari servizi, dal servizio sindacale a quello dell'internazionalizzazione. E mettendo insieme le forze abbiamo chiesto a chi fa impresa nel nostro paese di aprire quelli che sono gli album di famiglia, quindi di condividerci quelli che erano i loro ricordi, fotografie, prodotti, album che riguardano le pubblicità di un tempo, ma anche cataloghi di fiera, brevetti. C'è chi ci ha condiviso delle lettere scambiate, delle lettere commerciali, i primi registri, addirittura dei diplomi che hanno dato il via alla propria attività. Si tratta di aziende di diversi settori della manifattura. Abbiamo in rassegna oltre 60 aziende che hanno voluto partecipare attivamente, e poi ce n'è stata qualcuna un po' più timida che, appunto, trattandosi di ricordi strettamente personali, ha preferito condividere scene più legate alla vita di fabbrica. Noi abbiamo suddiviso questa mostra in quattro realtà, in quattro aree tematiche. Abbiamo appunto la prima, che abbiamo chiamato Logos, dedicata ai nomi, ai brand di queste aziende, e abbiamo posto l'accento sul fatto che la maggior parte di questi brand sono legati in realtà ai cognomi delle famiglie che hanno avviato l'azienda di famiglia, e hanno ripercorso appunto un'attività non tanto legata al prodotto che vanno a consegnare, quanto appunto a questo legame indissolubile che c'è fra fabbrica e casa. Una seconda area di questa mostra è invece interno opificio, sono appunto immagini dedicate a quello che avveniva e avviene tutt'oggi all'interno degli stabilimenti, e abbiamo molto posto l'accento sul fatto che datori di lavoro e collaboratori
si fondono in un'unica immagine, è difficile per chi non conosce la storia di quell'azienda riconoscere effettivamente chi svolge quale ruolo, quindi la differenza che c'è, diciamo, da parte dall'altra della scrivania. Abbiamo poi esterno officio, quindi tutti quei materiali di comunicazione, anche un po' ante litteram, che hanno permesso alle aziende di raccontarsi nei vari contesti pubblici, quindi appunto dicevamo manifesti pubblicitari, spot TV, ce n'è uno anche molto vicino a Telemantua perché è quello di Pennelli Cinghiale, lo spot più longevo della TV italiana, quindi l'iconico ci vuole un grande pennello per una grande parete. E poi c'è tutta una parte invece dedicata al memorabilia, sono scene, prodotti iconici del nostro Made in Italy, del saper fare italiano, prodotti che hanno attraversato diversi secoli e che ancora oggi fanno un po' memoria collettiva. Ci sono ad esempio i primi jeans prodotti dalla Carrera, oppure le prime immagini del Gattopardo della Titanus Film, o ancora i primi strumenti di cottura della pentola Baldassare Agnelli, che sono prodotti conosciuti ormai in tutto il mondo. Prodotti iconici, ma cosa avete scoperto relazionandovi con le imprese? Alle aziende piace raccontarsi? Alle aziende piace molto raccontarsi, trovano forse più facilità e più familiarità nel farlo con i ricordi, piuttosto che con scene di vita quotidiana attuale. Noi abbiamo chiesto alle aziende di condividerci materiali che avessero almeno 30 anni. Perché questa data? Perché il concetto stesso di Made in Italy nasce nei primi anni 2000 con la globalizzazione dei mercati. Quindi volevamo far sì che loro potessero testimoniare il loro apporto al mondo produttivo italiano e al loro territorio di riferimento proprio con i loro ricordi. Ecco, aprire i bauli della memoria è stato per molti un momento per ripercorrere tratti della vicissitudini aziendali che ci hanno raccontato il loro modo di approcciarsi alla vita industriale, che per chi come me fa comunicazione, devo dire, è spesso raccontato in maniera un po' distorta. Questo braccio di ferro che spesso raccontiamo anche con le trattative sindacali è molto lontano dalla vita che invece si respira in azienda. La mostra è iniziata a metà aprile e proseguirà fino a fine agosto. Com'è andata l'inaugurazione? Davvero molte le persone che sono arrivate per l'inaugurazione di Uffici Italia, anche lì, come giustamente ricordava, inaugurata in occasione della giornata nazionale del Made in Italy, il 15 di aprile, ma inaugurata un mese dopo, non a caso nella giornata dedicata alla famiglia, proprio perché questa mostra, oltre che raccontare le imprese, racconta le famiglie che ci sono dietro, sia da parte dei lavoratori che da parte di chi ha avviato, degli imprenditori. E la famiglia ha partecipato anche in termini di inaugurazione, tante le attività che nella sede di Confimi Nazionali, quindi a Roma, sono intervenute pur non essendo espositrici. C'è stata tanta attenzione diciamo così, del vicinato manifatturiero laziale. Sarà una mostra una tantum, quindi un progetto fine a se stesso, oppure avete altre idee in cantiere? Allora, innanzitutto è una mostra itinerante. Noi, per quello che si può vedere alle mie spalle, sono dei pannelli, delle foto raccontate appunto per didascalie e per pannelli fotografici. Quindi la prima intenzione è di proporla alla nostra Assemblea Nazionale e poi di farla girare per le varie associazioni territoriali. Ma dietro potrebbe esserci un podcast dedicato appunto all'opificio. Bene, per visitare la mostra. La mostra sarà esposta, come diceva giustamente, fino al 21 di agosto, giornata nazionale dell'imprenditoria. Vi aspettiamo negli uffici di Confimindustria a Roma, in via Tagliamento. Eleonora, grazie davvero per essere stata con noi. Dunque, buon lavoro e alla prossima. Buon lavoro. Ora ci fermiamo, ma solo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.